Amici miei, buonasera. Siccome non vorrei che qualcuno mi dicesse: ma fai i video su Sinner solo quando vince? No, i video su Sinner li faccio anche quando perde, e oggi ha perso. Ma oggi sono successe diverse cose che hanno fatto perdere Sinner. Ha sbagliato il giudice di sedia. Ma secondo me più del giudice di sedia ha sbagliato Sinner. Allora, analizziamo la partita. Innanzitutto va detto che anche l'amico di giochi Novak Djokovic è uscito perdendo contro Casper Ruud. Quindi la finale sarà Tsitsipas-Ruud. E perdere due interpreti del calibro di Sinner e Djokovic fa male al tennis, a mio parere. Ciò non toglie che bisogna applaudire i due che sono in finale, assolutamente. Però la partita di Sinner, al confronto di quella di Ruud Djokovic, dove non è successo nulla o quasi nulla, nella partita di Sinner invece è successo molto. Allora, Sinner comincia il primo set, ma non è Sinner. Gioca veramente male, sbaglia una marea di colpi, non entrano le prime palle, infatti perde il primo set, 6-4. Poi nel secondo tempo, evidentemente aveva cominciato a capire l'avversario e meglio il terreno, si impone 6-3. E fin lì tutto bene, tanto che io ho detto probabilmente andiamo verso l'ennesima finale. Invece succede praticamente l'imponderabile nel terzo set, e cioè Sinner fino al sesto-settimo gioco sta discretamente bene ed è in vantaggio, avendo rubato praticamente il servizio proprio ad inizio di terzo set a Tsitsipas. Dopodiché succede una cosa che a mio parere lo segna, ma lo segna in modo negativo. Vi spiego che cosa intendo. Allora, il giudice di sedia chiama una palla che era palesemente fuori, punto per Tsitsipas. La palla aveva battuto fuori 20 centimetri, almeno 20 centimetri. E quindi l'arbitro di sedia fa un errore perché dà il punto a Tsitsipas. Però c'è una cosa, questo è un errore gravissimo che non è che vedi spesso nelle partite. Detto ciò, però, che cosa succede? Che per me l'errore più grosso lo fa Sinner e questo gli servirà da esperienza, da furbizia. Perché? Perché quando il giudice di sedia chiama la palla in mentre era out, Sinner non la chiama, era una donna, l'arbitro, non la chiama ad andare a controllare, accetta passivamente la decisione dell'arbitro e va avanti a giocare. Stava discretamente bene, non peserà sulla partita. Secondo me Sinner fa questo errore. Che cosa succede però? Che questo punto, da questo punto qui in poi, non è più Sinner. Nel senso, sembrava che non giocasse più tranquillo. E ha cominciato ad avere crampi alle gambe, anche se già nel secondo set si era toccato due volte il fianco. Quindi lo vedevi che non era Sinner solito. Evidentemente questo gli aveva pesato molto la partita difficile contro Rune di ieri. Ma cosa succede? Che oltre a questo, oltre a questi crampi, è costretto a fermarsi e chiamare per ben due volte addirittura il fisioterapista. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che il Sinner che abbiamo visto oggi era proprio alle parti conclusive. Allora, avendo visto questo Sinner oggi, mi permetto di dire che è meglio che abbia perso in semifinale, perché se avesse perso la finale così come ha perso la semifinale, sarebbe bruciato molto molto di più. È chiaro che fa male a lui come giocatore, anche perché praticamente lui vive a Monte Carlo, quindi è casa sua, si può dire, e fa male a noi tifosi. Però
Ripeto, meglio aver perso in semifinale che in finale. Ora deve rimettersi in forza, dimenticare questo che è successo oggi, perché io sono un po' come Sinner, nel senso, e non come lui magari, sono come Sinner nel senso che anche io non voglio togliere i meriti a Tsitsipas della vittoria. Però è stata una vittoria altamente condizionata dall'arbitro, sul quale poi si è arrabbiato Sinner, e anche però dallo stesso Sinner che ha commesso una leggerezza che forse avrebbe potuto cambiare la partita. Per chi segue il tennis, probabilmente si ricorderà uno dei giocatori più polemici nella storia di questo sport. Questo grande campione, comunque, si chiamava John McEnroe. John McEnroe era uno che chiamava l'arbitro su ogni palla che avesse il dubbio. Se l'arbitro non si muoveva, il giudice di sedia lo chiamava lui. Oggi, se ci fosse stato John McEnroe a giocarsi questa partita, mi permetto di dire, non so se l'avrebbe persa. Non so se l'avrebbe persa. Detto questo, ripeto, faccio i miei complimenti a Tsitsipas per essere arrivato in finale, se la giocherà con Ruud, e a Sinner un consiglio. Un po' di furbizia alle volte non guasta, ma questo ti servirà sicuramente di lezione. Finito questo, parliamo qualche secondo di Novak Djokovic, perché Djokovic ha lasciato un'intervista ieri, ha rilasciato, dicendo una frase sibillina che molti tifosi, dei suoi tifosi soprattutto, l'hanno intesa forse come un ritiro annunciato prima del tempo, perché ieri ha detto una frase: gioco perché gioco, ma non mi diverte più. Di solito quando un giocatore di qualunque tipo di sport si tratti, o anche nel lavoro, nella vita di tutti i giorni, si arriva a dire una cosa del genere, vuol dire che si è vicini al capolinea. E io credo che la stoccata di oggi per Novak sia, non dico un punto di arrivo, quindi della fine, però secondo me non è lontano quel tempo. Non va dimenticato che Nole è nei 37 anni, non è più un ragazzino, quindi vedremo che cosa succederà. Ciò non toglie che lo tennis è uno sport bellissimo. Io ringrazio sempre Jannik per tutte le gioie e le soddisfazioni che ci sta dando da italiano. Mi dispiace per oggi, perché a chi non dispiace? Però, come tutte le cose del mondo, una volta vinci e una volta impari.